fare una cortesia? Alzate prima la mano quelli dell'Hellas e dopo quelli del Chievo. Hellas è giù, Chievo. Beh, mi dispiace a voi, ma io sono della Roma. E poiché voi dell'Hellas siete gemellati con la Lazio, io sto con Chievo. Però voglio chiedere il presidente vostro è dell'Inter, mannaggia. Per cui a me non resta che ricordare che questo incontro viene nell'ambito dell'iniziativa Libriati e non resta che ringraziare il Claudio De Signori della libreria Gioli del Libro che ci ha dato la possibilità di ospitare qui da noi Antonio Bennacchi. Allora io faccio sicuramente il microfono a lui che leggerà una breve presentazione dell'autore e poi sarà lui a raccontarsi cose sul canale Mussolini o su qualsiasi argomento che ha deciso di parlarci. Grazie. Antonio Bennacchi è nato nel 1950 a Latina, città che nella sua opera ha aspetta fatto... Se queste cose le avete prese su internet, sicuramente ci saranno un sacco di pregnanze, perché internet racconta un sacco di bugie, di chi vede, non gli credete, insomma, sono meglio i libri. Vai avanti. È stato operaio per più di 30 anni in varie aziende e parallelamente ha svolto attività di sindacalista. Approfittando di un periodo di cassa integrazione, si è iscritto alla facoltà di lettere, laureandosi nel 1994 con una tesi su Benedetto Croce. Sempre nel 1994 ha pubblicato il suo primo romanzo, Mammut, che gli era stato rifiutato per 55 volte da 33 editori diversi. Negli anni successivi, la sua produzione letteraria si è arricchita di numerosi titoli, suscitando interesse sempre maggiore tra lettori e critica. Si ricordano, in particolare, Accio, il fascio comunista, premio Napoli 2003, da cui è stato tratto il film Mio fratello è figlio unico, Show 150, Storie di fabbrica e dintorni, raccolta di racconti del 2006, Canale Mussolini, che nel 2010 gli ha fatto vincere il prestigioso premio Strega, Palude, ripubblicato nel 2011. Collabora con la rivista Dimes, e i suoi articoli sono usciti su Micromega, Nuovi argomenti, La Nouvelle Revue Française. Per il Liceo Missedaglia è un onore ospitarlo oggi e gli cediamo senz'altro la parola, ringraziandolo per la sua disponibilità di incontrarci. Non so come volete fare, qualcuno ha già letto i libri? Io. No. Ma tu sei l'unico. Allora io vi racconto molto brevemente come Palude, la storia di Palude, questo libro qui. Allora ricapitoliamo. Io sembra, cioè non sembra, io parlo un po' romanesco, quindi sembra che sia del Lazio, in realtà sono veneto pure io, perché io e mia moglie, noi a Latina siamo veneti, cioè siamo immigrati di seconda generazione. Cioè i nostri genitori, le nostre famiglie venivano da qui. E la mia famiglia, insieme ad altre 3.000 famiglie, famiglie da allora, cioè di 10 persone l'una, venimmo portati giù dal Friuli, dal Veneto e dal Ferrarese, in Agro Pontino, a sud di Roma, dove c'erano le paludi pontine, per la bonifica e colonizzazione delle paludi pontine, questo negli anni 30, durante il fascismo. Venivano portati giù con i treni, con le tradotte, per la bonifica e colonizzazione. C'erano le paludi, i nostri padri le hanno prosciugate, furono fondate delle città nuove, la più importante si chiamava Littoria, e dopo la guerra gli hanno cambiato nome, gli hanno messo Latina. Non c'era niente, i nostri padri l'hanno fondata,
adesso fa 130.000 abitanti. Poi insieme a Latina fondarono Pontinia, Aprilia, Pomezia, Sabaudia. In quel periodo, non so se avete studiato a scuola, durante il fascismo ci furono un sacco di cose sbagliate, ma ce ne fu anche qualcuna giusta, insomma. Il giudizio storico complessivo che io do sul fascismo non può non essere che negativo, perché un giudizio su un periodo storico si dà alla fine, metti insieme le colonne del dare e dell'avere e fai i conti. Quindi il giudizio storico complessivo non può non essere che negativo, perché è fortemente segnato dalle leggi razziali, che fu un'infamia assoluta, e soprattutto dalle guerre, potrei dire anche dalla dittatura, però su questo si può discutere, perché prima bisognerebbe dimostrarci ed essere sicuri che quello in cui stiamo adesso invece è una democrazia, cosa sulla quale a volte mi vengono dei dubbi e dei sospetti, perché se io voto solo, posso votare solo quelli già decisi dai partiti, non mi pare una bella democrazia compiuta. Forse come democrazia funzionano meglio quella americana o quella francese, se deve essere democrazia. Quindi lasciamo perdere questa persona della dittatura, però c'è il capitolo delle guerre. Durante il fascismo vengono dichiarate le guerre, l'aggressione, le guerre in Abissinia, in Spagna, soprattutto la guerra mondiale. E dichiarare la guerra è un crimine, tu non puoi aggredire la gente. C'è un crimine solo che è più grave di dichiarare le guerre, che è quello di perderle poi. Prima dichiarare e poi le perdi tutti, perché vedete, e quindi con le guerre dichiarate e perse, il fascismo distrusse l'intero paese, con bombardamenti dappertutto, ci saranno stati quelle qua a Verona. Come sapete, Aprilia, una città fondata, costruita nel 1937, ed era un gioiello d'architettura. Neanche 7 anni dopo, nel 1944, viene interamente rasa al suolo, perché sta diventata terra di nessuno con lo sbarco di Anzio, quando sbarcano gli anglo-americani ad Anzio, e i tedeschi, i fascisti repubblichini, e noi, i coloni dell'agro continuo, dall'altra parte, a contrastare lo sbarco di Anzio, quindi, ma completamente distrutta, rasa al suolo, tutta la bonifica nostra, Pontina tutti distrutti, i poteri, i canali, e si dovette, dopo la guerra si dovette rifare una nuova bonifica. Quindi, ma la guerra non è che ci capitò per caso, non fu il destino cinico e baro che ti fece arrivare i bombardieri americani. I bombardieri americani ce li avevi chiamati tu, sei tu che li avevi dichiarato guerra. C'era uno strapotere assoluto, questi ci avrebbero affogato solo con gli elenchi del telefono, come disse il signor Agnelli quando disse che quello aveva che Mussolini aveva dichiarato guerra all'America. Il senatore Agnelli disse: ma gli avete mai fatto vedere un elenco del telefono di New York? Cioè quelli erano enormemente più avanti a noi, quindi tutto si è rovinato tutto questo. Però uno degli errori soliti del nostro paese, del nostro popolo, della nostra storia, è questo di costruirci sempre le storie di comodo. Prima facciamo le cose e poi quando vanno male ci dimentichiamo le responsabilità nostre, le diamo sempre agli altri e cancelliamo le cose. Quindi che so, l'avranno raccontato, insomma, se non ve l'avranno raccontato lo dico io, che durante il fascismo c'era il consenso di massa, non è che erano pochi la dittatura, non ci credete quando vi dicono che le dittature sono dittature di un piccolo gruppo sulle maggioranze, no, una dittatura quando resiste 20 anni è perché è sempre la dittatura di una maggioranza sulle minoranze. E poi però quando è successo un caso, quindi erano tutto il popolo, il 97-98% del popolo era d'accordo, cioè aveva consenso. E poi quando sono arrivati i bombardieri, però la gente no, magari sono fatti la resistenza eccetera, e però poi si sono scordati, ci siamo scordati che prima eravamo d'accordo. Presso a poco, come vedete, dopo la guerra poi tutti quelli, anche da noi in agrocontino, tutti quelli prima stavano col fascismo, poi sono diventati democristiani. Quando poi si stava ad Angeltopoli, tutti sono diventati, anche qua, tutti i democristiani, sono diventati tutti della Lega. O se voi andate a vedere la festa della Lega, gran parte di quelli che cucinano le salsicce e le braciole, prima le cucinavano alla festa dell'Unità, al PC. Aspettate una decina d'anni, fra 10 anni noi non troveremo più nessuno che dirà: no, io votavo Berlusconi. Nessuno.
Noi abbiamo questa grande capacità, cioè come paese, di rimuovere quello, di scordarcelo il passato, le nostre responsabilità, di dare sempre le colpe agli altri. No, io no. Se voi chiedete in giro, tutti dicono: ah, la famiglia mia eravamo tutti antifascisti. E invece no, le cose sono andate in maniera diversa. Io sto rifletto, che racconto le storie, però mi piace raccontarne, non mi piace prendere in giro, insomma, racconto le cose come sono state. I miei zii in Agropontino, i miei parenti erano fascisti, ma pure i vostri, però. E allora è bene che ci ricordiamo le cose. Detto questo, giudizio storico non può essere a senso unico. Ho detto che il giudizio storico complessivo sul fascismo non può non essere che negativo, ma questo non ci consente di dimenticare o di cancellare anche le cose positive che ci sono state. Perché se no non capiamo come mai i nostri zii erano fascisti. Perché in una certa fase ci hanno creduto, perché, vedete, quel poco di stato sociale che noi abbiamo ancora adesso, cioè la previdenza sociale, le pensioni, quel poco che ci è rimasto, le pensioni, la sanità pubblica, l'opera maternità e infanzia, un minimo di istruzione per tutti, la scuola popolare. Guardate, fra voi ci saranno ragazzi anche già di 17-18 anni. Beh, una volta, a 18-19 anni, si moriva di parto, si moriva di malaria, anche da queste parti. Un minimo di assistenza di stato sociale comincia in quel periodo.